fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. L'avvicinamento alla musica è stato in qualche modo forzato, è stato un avvicinamento incosciente, nel senso che perché c'è stato un avvicinamento da parte dei genitori quando hanno notato che ero particolarmente attratto dal suono di pianoforte di casa di mia zia, che stava al piano di sopra rispetto a casa mia, e quindi c'era mio cugino che faceva lezioni di pianoforte e io ogni volta curiosavo, andavo lì a ascoltare il pianoforte e dalla stanza, quindi dalla casa di sotto, e poi chiedevo a mia zia se potevo suonare io e potevo andare a passare del tempo a suonare il pianoforte. Quindi cominciavo a passare del tempo davanti al pianoforte di mio cugino e stavo lì sempre a far risuonare i suoni, non è che sapevo suonarlo, però mi piaceva ascoltare le armoniche di questo, buttavo le mani nel pianoforte e ascoltavo tutte le armoniche che questo pianoforte produceva. Poi da lì hanno, sai, l'approccio spontaneo, alla musica, e poi è stato subito inquadrato dalla necessità di fare lezioni di pianoforte, che io ovviamente ho fatto, ma non ho imparato nulla perché ho ingannato la maestra per anni facendo finta di leggere la musica, in realtà faceva l'orecchio. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo rimasto di te. Guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. È successo dopo che dal pianoforte sono, insomma, rimasto attratto dalle note basse del pianoforte e ho cominciato poi a suonare il basso elettrico perché mi piacevano quelle frequenze lì, ascoltando musica di vari gruppi di quel periodo, inizio anni 80, e quindi ascoltavo soprattutto il basso, da Money dei Pink Floyd, a Rock in the Casbah, il basso di Walking on the Moon dei Police, tutte le canzoni che avevano il basso come strumento protagonista in qualche modo. Nulla cade dal cielo, ad eccezione delle stelle, quando avvolte nel velo della notte come perle scivolano dal niente dentro i sogni della gente. Nulla sfavilla il confronto dei lunghi albori sul mare, quando lampi amaranto fabbricano martingale di luce sospesa pendente a sorreggere l'orizzonte. E nulla sedia la mente, penetra, invade, conquista, come il pensiero costante di averti vista. Per me il rapporto con i ragazzi con cui suono, la band, cioè la band di Max Gazzè, è più veramente una band che mi segue da tanti anni. Intanto capita che qualcuno viene, si sostituisca perché magari preso da altre cose, sempre in un rapporto di... cioè per me non suono con i turnisti, cioè sono un cantante, un solista
però sono da 20 anni con le stesse persone, con Clemente Ferrari, con Giorgio Baldi, con Cristiano Michalizzi, sono amici, fratelli, compagni di viaggio, compagni di mille avventure. Siamo molto affiatati e molto amici. Questo mi dà grande gioia, grande forza, e quando stiamo sul palco insieme c'è un valore aggiunto, questa alchimia che c'è tra di noi, un'alchimia costruita dopo tanti anni in cui ognuno ha smussato gli aspetti più spigolosi del proprio carattere. Ognuno ci conosciamo talmente bene che non c'è più nessuna possibilità che possiamo litigare, capito? Possiamo avere dei momenti di stanchezza, ma siamo sempre forti e siamo sempre in grado di aiutarci l'un l'altro nei momenti di stanchezza, anziché andarci uno contro l'altro. Questo perché ci vogliamo bene, perché c'è grande amicizia.